il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Primo tempo tra Rebels contro RDK, risultato fermo, bloccato sullo 0-0. Andiamo a parlare ora con i giocatori di Rebels. Portiere. Cognome? Cosentino. Cosentino, primo tempo sul risultato di 0-0, la partita fa fatica a decollare, non ci sono stati grandi pericoli per la propria porta. Cosa mi dici? Niente, abbiamo costruito qualche azione, un po' forse più concentrati lì davanti, va bene così, una partita abbastanza equilibrata. Siamo contenti, facciamo il nostro meglio, secondo tempo cerchiamo di fare meglio. In bocca al lupo quindi per il secondo tempo, ora possiamo andare a parlare con i giocatori RDK. Palumbo! Palumbo, primo tempo sul risultato di 0-0, la partita è equilibrata, non vivacissima. Ho notato una cosa, non riuscite, non provate le conclusioni della distanza, cercate di arrivare sempre troppo sotto la porta e il risultato... Cerchiamo sempre 0-0. Di fare il nostro meglio, cerchiamo sempre di a volte complicarci un po' la vita, soltanto che come hai detto tu le soluzioni migliori sono sempre le più semplici. Cerchiamo il prossimo tempo di fare un ottimo... Cosa c'è quindi appunto da migliorare per la tua squadra nel secondo tempo? Soltanto più freddezza sotto porta. In bocca al lupo per il secondo tempo, ora possiamo dare inizio alla seconda parte del match. Un saluto da Boateng. Benvenuti in post partita tra RDK e Rebels, risultato di 2-1 a favore per degli RDK. Abbiamo qui con noi Martinelli Antonio e Iavarone Alessandro. Iniziamo proprio con Iavarone. Debutto dei Rebels con una sconfitta, però il risultato è stato solo deciso da un grandissimo calcio piazzato appunto di... Purtroppo la partita Martino. Non è stata granché in complessivo, comunque sbloccata da un gran calcio di punizione del collega. Purtroppo come prima partita di questo torneo non ci possiamo lamentare, miglioreremo avanti. Secondo te cosa è mancato per ottenere almeno il pareggio? Non siamo stati capaci di andare alla conclusione, diciamo. Quindi manca forse qualcosa nel reparto offensivo. Giusto. Alla bocca al lupo. Grazie. Siamo qui con Martinelli. C'è una voce fuori campo che dice doppietta. E infatti ecco la seconda medaglia settimanale di Martinelli. Dopo l'Eurogol storico del calcio a 11 del Super Eleven, un bellissimo gol su punizione che porta i tuoi alla vittoria per 2-1. Bellissimo gol, ha risolto la partita anche perché eravamo in affanno, nonostante gli avversari non facevano buon gioco, ma alla fine è servito a sbloccarci e a farci portare questi 3 punti a casa. Non è stata una bella partita, non avete giocato bene, in realtà cosa è mancato, come mai? Perché sono mancati alcuni elementi, 50% della squadra si sa, il portiere che non avevamo stasera e anche un nostro centrocampista che diciamo è il regista di centrocampo, si sente la mancanza perché abbiamo sofferto molto a centrocampo stasera. Obiettivi? Obiettivi, l'obiettivo di ogni squadra è sempre quello di vincere il torneo. Dedica per la medaglia? La dedica la faccio alla squadra perché comunque abbiamo lottato fino alla fine. Salutiamo Martinelli. Saluti.